Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti nel mio secondo canale. Oggi vi faccio vedere la ricetta della mia pasta al forno fit Healthy Light. Me l'avete chiesta Healthy Light, me l'avete chiesta in tantissime, finalmente ve la faccio vedere. Potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta voi preferite. Io utilizzerò la pasta integrale, così è ancora più sana e leggera, basso contenuto di grassi, insomma, questa pasta al forno, però comunque buonissima, e a me piace tantissimo da fare tipo la domenica o comunque dopo, anche dopo un allenamento, perché comunque è ricca di proteine ed è sana senza eccessivi grassi, insomma, perché si può mangiare bene, sano, anche buono. Quindi iniziamo subito. Ragazzi, per la salsa io utilizzo queste qua, che sono delle passate bio che personalmente adoro e compro al supermercato, da agricoltura biologica. Sugo fit si fa così, senza soffriggere nulla. Metto tutto insieme, aggiungo la cipolla alla salsa di pomodoro e la carne macinata. Ecco qua. Magari prendete una pentola più grande, non fate come me. Comunque così. Un po' di pepe. Un po' di sale rosa dell'Himalaya. E faccio cuocere. Nel frattempo faccio la pasta. Ho già preparato la ricotta che andrò a mettere, e poi questo qua che praticamente è la mozzarella light che compro sempre al supermercato, e appunto che ha un minore contenuto di grassi, comunque non ne metterò tantissimo. È un pezzetto di parmigiano che io personalmente devo sempre assaggiare perché è la cosa più buona del mondo, quindi già ne ho mangiato un pezzo mentre preparavo. Ok ragazzi, guardate com'è invitante questa salsa, è bellissima. Ho aggiunto anche il basilico e adesso praticamente io vado ad alternare strati. Nella pirofila ci metto prima un po' di salsa sotto. Ah, nel sugo potreste aggiungere, se vi piace, anche i piselli o i funghi. Io non li metterò perché non piacciono a tutti, e quindi nel dubbio preferisco non metterli, perché a volte, spesso non piacciono i piselli e i funghi, quindi la faccio semplice. Comunque li mettete direttamente dentro e si cuociono. E aggiungo quindi la pasta, strati di pasta, ecco qua, bello strato di pasta, bello strato di mozzarella light, la ricotta a tocchetti. Metto più ricotta che mozzarella, perché la ricotta comunque è più light rispetto alla mozzarella, anche se è light la mozzarella, però comunque la ricotta è ancora più magra, quindi abbondo con la ricotta, poi è buona, a me piace tantissimo. Metto un po' di pepe e parmigiano. Senza esagerare, anche il parmigiano, come avete visto, non ho aggiunto olio al sugo, perché comunque già ci sono i grassi nella carne, il grasso della mozzarella, quindi non aggiungiamo ulteriore olio. Questo è il segreto principale per fare una pasta al forno fit. Adesso aggiungo la carne, la salsa con la carne dentro. Viene buonissima, ragazzi, provatela che viene buonissima. A questo punto ricopriamo con la restante parte di pasta. Ok ragazzi, ci metto ancora un altro po' di salsa sopra. Altra spolveratina di parmigiano. E voilà ragazzi, guardate che meraviglia. Oh my god! Inforniamo e ci vorranno una ventina di minuti, più o meno, poi dipende se vi piace più croccante in superficie, no? Comunque non vedo l'ora di mangiare. Ecco il primo piatto che ho preparato per il nostro menu Fit Light, una pasta al forno fit, healthy, buonissima, che adesso vado a infornare. Questa è la pasta, l'ho fatta bella croccante perché a noi piace proprio così, molto croccante. Ragazzi, questa è la mia pasta fit, è troppo buona. Raga, com'è? Dite che è buona, vi prego. Vai, poi dopo vi pago. Lasciatemi. Croccante sicuro. Ma il bagno che cos'è? Ma il bagno è in fondo a destra. Lasciatevi un like. Ciao.